Bene, vediamo oggi il terzo passo, il terzo scalino nella procedura di scomposizione in fattori dei polinomi. Abbiamo visto il primo, era il raccoglimento totale. Ho un polinomio formato da diversi monomi, raccolgo l'MCD, il massimo comune divisore, tra tutti i monomi che ne fanno parte. Dopo aver fatto questo, in quello che mi rimane nella parentesi, uso il secondo step, il secondo passo, che è il raccoglimento parziale. Anziché considerare l'intero polinomio, considero coppie o terne, o insomma, o gruppi di monomi e vedo se così facendo ottengo termini che hanno una parte comune. Non è sempre detto che sia possibile, come in generale non è sempre detto che un polinomio sia scomponibile in fattori, però questi sono i passi da seguire per riuscire a scomporlo, se funzionano, fin dove si riesce a scomporre. Oggi vediamo il terzo passo. Dopo che ho fatto quindi il raccoglimento totale e il raccoglimento parziale, nelle parentesi che compongono la fattorizzazione del polinomio, vedo se trovo dei prodotti notevoli. E vediamo in particolare, cominciando con un esempio. Immaginate di avere questo polinomio. 2xa alla seconda meno 2xb alla seconda meno 2y alla seconda più 2yb alla seconda. Cominciamo con il raccoglimento totale. Questi quattro monomi hanno un MCD che non è 1. Il fattore comune a tutti quanti è ovviamente il 2. Quindi metto un 2 davanti e dentro mi rimane x alla seconda, x, scusate, a alla seconda meno xb alla seconda meno y alla seconda e più yb alla seconda. Adesso all'interno della parentesi tonda grande considero, vedo se riesco a fare un raccoglimento parziale. I primi due monomi, per esempio, hanno in comune x, cioè l'MCD è x, mentre gli ultimi due hanno in comune y. In realtà mi conviene meno y, perché così la parentesi che mi rimane è la stessa. Quindi procedo in questo senso, ripeto il 2. Mettiamo una parentesi quadra, metto in evidenza la parte comune x e poi mi rimane del primo monomio a alla seconda del secondo meno b alla seconda. Poi gli ultimi due monomi hanno in comune meno y. Dal primo monomio mi rimane a alla seconda del secondo meno b alla seconda. Ecco perché ho raccolto meno y, no? Perché se raccoglievo più, qui mi venivano i segni invertiti nella seconda parentesi rispetto alla prima. Mentre raccogliendo meno y, adesso queste due parentesi sono identiche. Questa parentesi e questa sono un fattore comune. Quindi posso procedere a raccoglierli. Quindi ho 2 per parentesi, qui la quadra non serve più, alla seconda meno b alla seconda per x meno y. Ok, dimmi. Non è più B alla seconda. No, meno per meno fa più. Qui non posso mettere più, perché sennò qui non noterei più. Qui adesso vediamo che il 2 è un fattore unico, x meno y non è scomponibile, ma a alla seconda meno b alla seconda sì che è scomponibile, perché questo è un prodotto notevole. Quando abbiamo visto i prodotti notevoli, abbiamo visto un'espressione del genere come risultato di un prodotto tra due parentesi diverse, la somma per la differenza. Ok? Qui adesso bisogna usare i prodotti notevoli al contrario. Durante il suo tempo avevamo visto che se ho A-B differenza per somma di termini, questo mi dava
quadrato del primo meno quadrato del secondo. Ok? Quindi la parentesi alla seconda meno b alla seconda è fattorizzabile. E quindi ottengo alla fine 2 a meno b per a più b per x meno y. A questo punto le parentesi non sono più ulteriormente scomponibili. Sono fatti da termini che non hanno più niente in comune e non sono prodotti notevoli. Ok, e qui abbiamo concluso. D'accordo? Quindi, anziché, avevamo visto a suo tempo, usare i prodotti notevoli in questo senso, la fattorizzazione comporta di usarli nel senso inverso. Riconosco il risultato del prodotto notevole e lo scrivo in termini di prodotto, appunto. Quanti ne abbiamo visti? Beh, fatemi riassumere. Quindi, quali sono i prodotti notevoli che potremmo riconoscere e quindi identificare come tali? Uno l'abbiamo già visto. Se ho a alla seconda meno b alla seconda, questo potrò scriverlo come a meno b per a più b. Anche qui conviene, datemi un attimo di tempo, usare le lettere maiuscole, perché in realtà non è detto che a e b siano monomi e basta, potrebbero essere termini più ricchi di un monomio, potrebbero essere espressioni più strutturate. Tra un attimo vediamo come. Quindi uso le lettere maiuscole, a alla seconda meno b alla seconda, cioè se è una differenza di quadrati, quindi posso scomporre come la somma per la differenza, indifferente quale delle due ovviamente viene prima. Qui a maiuscolo e b maiuscolo che significato hanno? Beh, quando ho un'espressione che è la differenza tra il quadrato di un'espressione meno il quadrato di un'altra, basta che sia la differenza di due quadrati, ok? E qui arriviamo proprio sullo spunto di questo al prodotto notevole successivo: a alla seconda più due volte a per b più b alla seconda è il quadrato della somma a più b. Quadrato del binomio o quadrato della somma di due quantità. Anche qui A e B potrebbero rappresentare monomi, ma anche polinomi. Ecco perché preferisco usare le lettere maiuscole. Se preferite possiamo usare anche questo, la sua versione con la differenza anziché la somma, anche se non cambia molto. A alla seconda meno 2AB più B alla seconda è il quadrato di A meno B. Oppure, se preferite, anche di b meno a. Non importa quale dei due è quello col più o quale col meno, perché comunque il quadrato dà sempre lo stesso risultato. Dimmi? Certo. L'importante è che sia la differenza, uno meno l'altro. Poi abbiamo visto a suo tempo il quadrato del trinomio. A alla seconda più b alla seconda più c alla seconda più 2ab più 2ac più 2bc. Questo è il quadrato di a più b più c alla seconda. Quindi fatemi numerare, questo è il primo, secondo, terzo, questo è il quarto, pardon. Ecco. Poi abbiamo visto il cubo del binomio a alla terza più 3 a alla seconda b più 3 a b alla seconda più b alla terza, questo è a più b alla terza. E fin qui non vi dico niente di nuovo, solamente questa volta abbiamo scambiato quello che c'era a sinistra dell'uguale con quello che c'era a destra. Non è una novità, no?
I prossimi due invece sono una novità, attenzione. Non li avevamo visti prima, anche se in realtà in qualche esercizio erano apparsi. Quindi fate attenzione. Quindi mentre posso scomporre la differenza di quadrati, non posso scomporre la somma di quadrati. A alla seconda più B alla seconda non è scomponibile in fattori. Lo è invece la somma e la differenza di cubi. Ma se ho A alla terza più B alla terza, questo posso scomporlo in fattori. Come? Ci sono domande fin qui? Qual è il parente più stretto della somma di cubi? È il cubo della somma. Torniamo un attimo indietro. Ecco dov'era, eccolo qui. Qui vedete che ho A alla terza più B alla terza, però ho in più questi termini. Quindi se voglio isolare A alla terza più B alla terza, dovrò prendere sì il cubo di A più B, ma devo togliere questi due termini, tutti e due tripli prodotti. Quindi tecnicamente posso dire che A alla terza più B alla terza è sì A più B alla terza, ma qui tolgo tre volte A alla seconda B e tolgo tre volte A B alla seconda. Ci siamo fin qua. Adesso se osservo questi due monomi, hanno in comune 3AB. Quindi questo posso scriverlo come A più B alla terza meno 3AB per A più B. Loro MCD è 3AB. Dal primo monomio mi rimane un A, dal secondo mi rimane una B. Qui adesso questi due termini hanno in comune la parte A più B, che posso metterla in evidenza. Quindi scrivo A più B per, dalla prima parentesi mi rimane un A più B alla seconda, meno 3 volte AB. Qua una parentesi è quadra. Ok? Ancora un passetto, nella parentesi quadra sviluppo il quadrato perché poi mi si semplifica il doppio prodotto col meno 3AB e otteniamo A più B per A alla seconda più 2AB più B alla seconda meno 3AB. E quindi questi due termini sono simili, posso semplificarli. 2AB meno 3AB mi rimane meno AB, per cui alla fine avrò A più B per parentesi tonda A alla seconda meno AB più B alla seconda. Morale della favola, la somma di cubi A alla terza più B alla terza si può scomporre in A più B per A alla seconda meno AB più B alla seconda. Questo è anche un prodotto notevole, si scompone la somma di cubi. La differenza è uguale, anche quella si può scomporre. A alla terza meno B alla terza è identica alla precedente, basta cambiare il segno AB. Quindi dove c'è B metterò meno B, quindi avrò A meno B, A alla seconda, non cambia segno. Cambiando segno B qui diventa più AB, e cambiando segno B il quadrato rimane identico. E questo è il modo in cui si scompone la differenza di cubi. Ok?
Quindi, ad esempio, immaginate di dover scomporre, che ne so, x alla terza meno 8. Questa è una differenza di cubi. X alla terza è il cubo di x e 8 è il cubo di 2. Quindi rientro in questo caso. Quindi avrò a meno b, quindi x meno 2, per il quadrato del primo, x alla seconda, la loro somma, la somma del loro prodotto, più 2x, più il quadrato del secondo, che è 4. Attenzione, questo non è il quadrato di un binomio, perché c'è sì il quadrato del primo e il quadrato del secondo, ma non c'è il doppio prodotto. Ok? Tutto chiaro? Ci sono domande? Bene, questi sono i prodotti notevoli che useremo per scomporre i polinomi con questa tecnica, cioè al terzo scalino. Andiamo a vedere se troviamo qualche esercizio. Per esempio, vediamo. Ho aperto prima il libro. Ecco, facciamo per esempio questo. Se riesco a copiarlo. Ecco, immaginate dove scomporre 16 meno s alla quarta. Qui non posso fare l'accoglimento totale perché non ha niente in comune, neanche parziale perché ho una sola coppia, vado subito con i prodotti notevoli. Ok? Che tipo di prodotto notevole uso? Beh, qui c'è un meno, c'è una differenza, questo è un quadrato, il quadrato di 4, e qui c'è un quadrato, il quadrato di s alla seconda. Quindi uso la differenza tra quadrati. Quindi ho 16 meno s alla quarta, posso scomporlo come il quadrato, 16 al quadrato di 4, quindi avrò la somma 4 più s alla seconda per 4 meno s alla seconda. S. Attenzione, non ho finito, perché qui dentro ho una somma di quadrati, qui non posso scomporre, qui invece ho una differenza, questo posso scomporlo perché 4 è il quadrato di 2, s alla seconda è il quadrato di s, di conseguenza la seconda parentesi è ancora scomponibile. La prima mi rimane così com'è, 4 più s alla seconda, ma la seconda diventa 2 meno s per 2 più s. Adesso ho finito. Ok? Domande? Facciamo ancora uno. Per esempio, proviamo ancora questo. Proviamo x alla 2n meno y alla quarta. Qui, anche qui ho una differenza tra x alla 2n che è il quadrato di x alla n e y alla quarta che è il quadrato di y alla seconda. Quindi questa è una differenza di quadrati che si scompone in somma x alla n più y alla seconda
per differenza x alla n meno y alla seconda. Ok? Attenzione, siccome non so quanto vale n, non posso sapere se questo è un quadrato o no. Quindi qui non posso scomporre ulteriormente. Il secondo è un quadrato, ma il primo non è detto. Lo potrei scomporre ancora se n fosse pari, ma non sono sicuro che sia pari o no. D'accordo? Quindi la scomposizione si ferma qui. Ok? Se non ci sono domande, passiamo a questo tipo. Attenzione a questo esercizio. Posso trovarmi in questo caso, per esempio, diciamo che ho 4 a alla seconda meno a alla seconda più 1 al quadrato. Qui ho una differenza tra due quadrati. Il primo è il quadrato di 2a. Il secondo è il quadrato di a alla seconda più 1. Quindi questo 2a gioca il ruolo di a maiuscolo e questo è il nostro b maiuscolo. Ok? In questo caso b grande è un binomio, non è un solo monomio. Ecco perché ho usato le lettere maiuscole. Quindi in questo caso scompongo la nostra espressione come la somma 2a più a alla seconda più 1 per la differenza 2a. Attenzione, questo meno coinvolge tutto b, quindi qui ho un'altra parentesi. Per cui, togliendo la seconda parentesi interna, ho 2a più a alla seconda più 1 per 2a meno a alla seconda meno 1. Ok? Abbiamo finito? Beh, diamo un'occhiata. Qui. Se osservate, qui cosa abbiamo? Qui abbiamo 2a alla seconda e 1. Quindi non mi dice niente. Questo è un prodotto notevole. Questa parentesi, fatemi scrivere in rosso, è a più 1 alla seconda. C'è il quadrato del primo termine alla seconda, il quadrato del secondo e il doppio prodotto. E l'altra parentesi? Anche, solo che qui i segni sono invertiti. Qui abbiamo, se raccogliessi un meno, avrei meno 2a più a alla seconda più 1. E questo è il quadrato di a meno 1. Quindi la nostra espressione è ancora fattorizzabile come a più 1 alla seconda per meno a meno 1 alla seconda. Possiamo mettere questo segno meno davanti e scrivere l'espressione come meno a più 1 al quadrato per a meno 1 al quadrato. Prego. In quella rossa l'ultima parentesi c'è anche 1 meno a al secondo, o no? Non ho capito, scusami. L'ultima parentesi rossa. Sì. C'è anche 1 meno a. Sì, certo.
Ok? Domande? Domanda, se ve la faccio io una domanda, potrei scrivere, beh, ma A più 1 per A meno 1 è come dire A alla seconda meno 1. Sarebbe utile scrivere questo. Certo che no, perché? Perché non è semplificato, no, perché non è composto ai massimi. Esatto, non sarebbe efficace, perché? Perché dentro le parentesi, quando ho raggiunto la massima scomposizione, quando dentro le parentesi, lasciamo stare l'esponente che c'è fuori, ho espressione di grado quanto più basso è possibile. Ok? Qui dentro le parentesi ho due binomi, ciascuno di primo grado in A. Se facessi questo prodotto avrei un'espressione di secondo grado. Quindi ho scomposto meno efficacemente, ho comunque scomposto, ma meno efficacemente. Ok? Non so se è chiaro il senso. Molto bene. Proviamone un altro. Vediamo per esempio di... Ecco, per esempio. Questo per esempio, l'esercizio, questo qua, x meno 2y alla seconda, meno x meno z alla seconda. Anche qui ho una differenza di quadrati, anche se in realtà i nostri quadrati non sono monomi, sono binomi. Questo è quello che prima chiamavamo A maiuscolo e questo è quello che chiamiamo B maiuscolo. Di conseguenza avrò A più B, quindi X meno 2Y più X meno Z per, vado sotto così scrivo meglio, fatemi usare la parentesi quadra perché nella differenza è meglio andare con i piedi di piombo, il primo termine, X meno 2Y meno il secondo che è X meno Z. Adesso voglio togliere le parentesi nella seconda nel secondo termine e avrò nel primo x più x che fa 2x meno 2y meno z e poi ho x meno 2y meno x più z e questo meno ha effetto su tutta la parentesi x meno z. Qui ho le due x che si cancellano, prima si sommavano, adesso si cancellano. Quindi nella seconda parentesi mi rimane, e la prima la copio, nella seconda mi rimane, mettiamo prima le grandezze positive, z meno 2y. E qui non posso scomporre ulteriormente. Ok? Bene. Siamo per esempio a questo, un quarto, x alla seconda, y alla seconda, meno xy più 1. Qui abbiamo un trinomio, nella lista delle scomposizioni che abbiamo visto prima con i prodotti notevoli, ricordate che quando ho un trinomio, l'unico caso in cui a sinistra ho un trinomio sono questi, potrebbe essere il quadrato della somma o il quadrato della differenza, a sinistra ho 1, 2, 3 termini, andiamo a vedere se è il caso nostro. Eccoci. Qui abbiamo un quarto x alla seconda y alla seconda che è il quadrato di un mezzo xy. Poi ho il quadrato di 1. Rimane da vedere il ruolo di questa. Ok, qui c'è un meno. Quindi ho meno. Dovrei avere due volte il primo, un mezzo xy, per il secondo che è 1. Mi chiedo se è il caso nostro. In realtà sì, perché 2 e 2 si semplificano. Quindi rimane meno xy, che è proprio quello che abbiamo.
è corretto. Quindi il nostro trinomio è il quadrato della differenza 1/2 xy - 1. O se preferite 1 - 1/2 xy, indifferente quale dei due, quel più, quale quel meno. Basta che sia una differenza. Ok? Tutto chiaro? Attenzione, non è sufficiente identificare i quadrati, bisogna anche controllare che il terzo termine sia il doppio prodotto, perché se non lo è, non posso scomporre. Facciamo un esempio, un controesempio. Quindi nota bene. Prendete x alla seconda più, che ne so, 2x più 4. Questo è il quadrato di x, d'accordo. Questo è il quadrato di 2, d'accordo, ma questo termine non è 2 per x per 2, perché dovrebbe, se lo fosse, dovrebbe essere 4x, e questi sono diversi, quindi questo non è il quadrato di un binomio. E in realtà non posso scomporlo. Questo trinomio non è scomponibile. Ok? Più avanti, quando faremo le equazioni di secondo grado, avremo un criterio che ci dirà direttamente se un trinomio di secondo grado è scomponibile oppure no. Qui perché... banalmente adesso ci accontentiamo di questo, non è scomponibile perché manca il doppio prodotto, ci sono i due quadrati ma manca il terzo termine. D'accordo? Attenzione, perché questa normalmente è una cosa che sfugge, ahimè. Vediamo, apriamo un altro esempio. Proviamo. Proviamo questo. Siamo ancora uno, dai. Vediamo questo qui. X alla decima meno x alla quinta più 1/4. Qui anche abbiamo un trinomio dove con tre monomi che non hanno niente in comune, quindi non posso fare accoglimento totale, non posso farlo parziale perché sono solo tre. Vedo se è un prodotto notevole, cioè terzo scalino. Il primo termine è il quadrato di che cosa? X alla quinta. L'ultimo termine è il quadrato di 1/2. Vediamo se quello in mezzo è il doppio prodotto. Se lo fosse, dovrebbe essere 2 per x alla quinta per 1/2. E lo è, perché i due si semplificano e poi c'è il meno. Quindi questo trinomio è il quadrato della differenza tra x alla quinta meno 1/2. Ok? Bene, la prossima volta continueremo a fare esercizi sugli altri prodotti notevoli, per oggi ci fermiamo qui. Ci sono domande? Bene.